Dunque, cominciamo anche oggi Canale 2. C'è, amici telespettatori, un grazie a voi che ci seguite ogni giorno e vi sintonizzate su Canale 2 per conoscere quelli che sono gli argomenti che noi vi proponiamo e anche per saperne di più sulle questioni che riguardano la città di Altamura, città dalla quale vi trasmettiamo. Ormai è inutile ricordarlo, ma ci possono sempre essere nuovi telespettatori. Bene, allora, per parlare di politica a livello locale dobbiamo fare una premessa. Qualche giorno fa, due gruppi che fanno parte del Consiglio Comunale di Altamura, sono in maggioranza ovviamente, ABC e GIF hanno ritirato i propri assessori sfiduciando di fatto l'amministrazione Melodia, amministrazione comunale. Sull'argomento ieri Felice Griesi, se ci avete seguito, è intervenuta anche Anna Lillo di Italia in Comune per parlare di questo argomento, ma oggi abbiamo la possibilità di parlare con due degli attori di questa vicenda perché sono proprio del gruppo ABC GIF e comincio in ordine di maturità, di età, parlo di Massimo Iurino che è qui con noi, ben trovato. Ben trovato a voi. E poi Davide Calabrese, ripeto, di GIF ABC, Grazie per consiglieri comunali, l'invito. entrambi ovviamente. Allora, Iurino, vogliamo partire da questa vostra determinazione, da questa vostra sfiducia nei confronti dell'amministrazione comunale. Che è successo? Beh, che è successo? Diciamo che è abbastanza sotto gli occhi di tutti, almeno per chi segue le attività di carattere politico-amministrativo. Questa nostra presa di posizione non nasce esclusivamente da una delibera di giunta fatta e poi spiegheremo Di che si di che tratta? si tratta, una delibera approvata in giunta venerdì scorso, ma parte ormai da un po' di malcontento che da un po' di tempo sta, diciamo, attraversando le nostre sensibilità rispetto ai rapporti con l'amministrazione comunale, con la giunta, con la sindaca Melodia. Sostanzialmente, tanto per dirne una, per far capire l'importanza, diciamo, di una sofferenza che ci sta pervadendo. È sempre stato difficile fare una discussione preventiva sui bilanci di previsione del comune, perché la portavano normalmente già confezionata la proposta. Con i tempi ristretti era difficile, diciamo, andare a modificare. E quindi va bene, andiamo avanti. Abbiamo fatto delle battaglie per modificare, far inserire qualcosa, però sempre con l'affanno. Quello che ci ha anche ulteriormente messo nella condizione di disagio è stata anche, diciamo, un'azione che si è ripetuta per 3 volte. Quando un gruppo politico chiede in una giunta di fermarsi un attimo per capire un provvedimento che è all'esame, che arriva quasi sempre all'ultimo momento, perché questi hanno proprio invertito il modo e la procedura della politica. Perché io ricordo quando stavo in giunta, in altri momenti, il sindaco inviava l'ordine del giorno della giunta anche ai gruppi politici e ai partiti per valutare quelle questioni importanti e dare Per un dare la input e dare la possibilità di possibilità agli esprimersi, di assessori ragionare, di di capire. fare la loro azione. Adesso invece, se arriva all'ultimo Vabbè, momento, ma è o lo tutto vuoi più fare? veloce, ora E non è così. col 5G è tutto più Allora, veloce. quando un gruppo politico ti chiede sia sulla delibera, sulla proposta dell'atto di indirizzo per la gara per i parcheggi che è scaduto, e ti chiede di fermarti perché c'è la necessità di vedere bene quale deve essere l'atto di indirizzo al dirigente,
Perché stiamo parlando di ZTL e per realizzare la ZTL devi metterti nelle condizioni di riservare dei posti ai residenti. Quindi una serie di cose. Non si può dire a un gruppo politico: se vuoi votare, vota. E poi si è ripetuto, e poi si è ripetuto ancora venerdì. Allora, il malessere nasce anche dal fatto che il gruppo, la maggioranza consigliare, per quanto riguarda l'utilizzo di avanzo di amministrazione, stiamo parlando di circa 2 milioni e mezzo di euro, è stata costretta a preparare un emendamento. Questo si lega a quello che dicevo prima, informazioni preventivi sui bilanci quasi mai ne arrivano, non si dà la possibilità. Per cui una maggioranza consigliare è stata costretta a produrre un emendamento, un maxi emendamento, per utilizzare questi fondi. Fondi che devono essere assolutamente impegnati entro l'anno, entro il 31 dicembre, sì. Perché altrimenti ritornano nell'avanzo di amministrazione. Nel momento in cui... Quindi ne potrebbe beneficiare, diciamo, il futuro sindaco, no? Futura amministrazione. Quello che sarà. Ma non è questo il punto, è perché non fai le cose poi. Nel momento in cui in giunta arriva la proposta di adeguamento per l'acquisto di beni e servizi, i nostri assessori hanno detto: scusate, per quale motivo non sono stati inseriti le voci dell'emendamento proposto in Consiglio Comunale e votato in Consiglio Comunale? E stiamo parlando di alberature, di bonus acquisti di biciclette. Quindi erano arrivati in Consiglio Comunale dei suggerimenti su come impegnare... Di trasporto pubblico locale gratuito per un anno, e stiamo parlando di arredi urbani, di attrezzare aree verdi, eccetera, eccetera. Materiale per 30.000 euro per l'acquisto di libri e arredi. Cioè, stiamo parlando di cose importanti che danno, alleviano un po' le criticità dei ragazzi della scuola, abbelliscono la città, danno un input diverso. Anche qui è stato detto: vabbè, ma lo facciamo dopo. Dopo significa che noi abbiamo deliberato, tenete bene a mente, cittadini altamurani, il Consiglio Comunale ha deliberato per utilizzare 2 milioni e mezzo di euro per dell'avanzo d'amministrazione, ripeto, da consumare e impegnare entro l'anno, e la giunta che fa? Vabbè, lo facciamo dopo. Ma noi abbiamo deliberato in consiglio il 12 di agosto, ad oggi nulla. Altro elemento, e mi fermo su questo, la giunta deve sapere che quando il consiglio comunale delibera, la giunta è obbligata a dare seguito. Poi si verifica questa storia di venerdì scorso, che arriva in giunta questa proposta, loro la chiamano correttamente, la chiamano valorizzazione di proprietà comunale in via La Carrera, via 4 novembre. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che arriva questa proposta della quale nessuno di noi ne era a conoscenza. I nostri assessori chiedono di fermarsi un attimo, rinviamo alla prossima settimana perché dobbiamo vederla la proposta, la dobbiamo condividere con il gruppo politico. Non stiamo parlando di un atto di indirizzo dell'acquisto di una sedia o di una bicicletta, stiamo parlando di un atto di indirizzo per la valorizzazione di un bene comunale, tanto per intenderci suolo Rossi, Parco degli Ulivi. Per convenzione
L'azienda cede al comune di Altamura circa 1000 metri cubi, insomma 380 metri di superficie dello stabile in costruzione. Allora, quando parliamo di valorizzazione... Scusi, Iurino, no, meglio ricapitolare un attimo. Suolo Rossi, lo dico per i nostri telespettatori, è quel suolo tanto discusso sul quale molti consiglieri comunali attuali si sono spesi in passato per dire che non andavano abbattuti gli alberi, ma andava lasciato il verde, non bisognava costruire. Questo lo vogliamo ricordare per dovere di cronaca, perché il nostro telegiornale era pieno di queste interviste. Ha fatto bene a sollevare, a ricordare questo, perché io posso dire con estrema tranquillità che il nostro gruppo, io personalmente, ma il nostro gruppo non ha mai pregiudizi verso nessuno e verso nessun atto, se non viene condiviso e capito, ovviamente. Allora, io personalmente ho sempre detto, la storia la conosciamo, l'ho vissuta, la stessa azienda sa come la penso, ma mi interessa poco come la penso, se l'azienda sa come la penso. Mi interessa che i cittadini sanno come la penso. Io non ho mai partecipato a quel comitato perché all'epoca mi espressi in questo modo: se il comune vuole quell'area libera se la compra, altrimenti il proprietario ha il diritto di esercitare, quella funzione nei termini di legge, ovviamente. Quindi, praticamente alla fine si è costruito questa azienda. Per convenzione cede al comune una superficie di 380 metri e arriva questa delibera. Perché valorizzazione. È una zona a servizi, praticamente. Perché è una zona a servizi deve, per convenzione c'è questo accordo. Chiamiamolo così. Arriva questa delibera proposta in giunta, il nostro gruppo dice: un momento, dobbiamo capire. E io mi pongo una domanda. Valorizzazione significa che nel momento in cui il comune riceve questo bene deve pensare a cosa farne. Lo abbellisce, crea cosa gli farne? Strumenti, crea gli immobili. Noi non ne abbiamo discusso perché se ci fosse stato, fosse stato condiviso, avremmo magari potuto dire: facciamo un centro aperto polivalente, visto che la città è grande. In quella zona non c'è questo servizio e quindi diamo un servizio agli anziani o qualsiasi altra cosa. Ma se si voleva fare un atto di indirizzo per l'acquisto di altro, bisognava dire acquisto e non valorizzazione. Allora, lo chiediamo a Davide Calabrese. Quindi, praticamente, per ricapitolare, il comune deve ricevere questi 300 metri e il comune decide di comprare anche altro nello stesso immobile, è così, no? Nello stesso immobile dove anni prima e per anni gli stessi si sono battuti per dire che lì non andava costruito, che lì ci sono gli alberi, doveva essere una zona verde, i cittadini ne dovevano usufruire, è così, mi pare di capire che questa è la lettura. Arturo, bisogna specificare alcuni aspetti, anche quando si parla di comune, in questo caso parliamo di giunta, perché stiamo parlando di un atto di giunta. Sì. Partiamo da alcuni presupposti. Altamura non ha zone a verde, ha pochissime zone a verde, tra cui forse la più grande è quella del cimitero, per intenderci. Perciò anche la battaglia che è stata fatta anni fa ricadeva appunto su questa attenzione, che Altamura è priva di zone a verde. Tant'è che infatti, prima diceva il consigliere Iurino, uno degli emendamenti che è stato proposto, che è stato anche una delle varie circostanze che poi hanno portato il nostro gruppo a prendere questa scelta, è stata appunto quella dell'allestimento, dell'arredo, dell'acquisto e della piantumazione di alberi, appunto perché la necessità della città è anche quella di valorizzare non soltanto dal punto di vista edificatorio, ma anche dal punto di vista appunto di area verde. Sulla delibera specifica, oggetto ovviamente della discussione, possiamo constatare che oltre a questa convenzione, come diceva sempre il consigliere Iurino, di 380 metri quadri, c'era l'acquisto di questi ulteriori 1000 metri quadri.
ulteriore acquisto che viene ad essere giustificato dal fatto che all'interno di questo stabile dovrà essere fatto in futuro, al termine dei lavori, l'ufficio anagrafe, quello che attualmente si trova all'interno di un locale in cui comunque il comune di Altamura paga un fitto in via Regina Margherita. Quindi, scusi, con altri 1000 metri quadri se lo sono comprato quasi tutto l'immobile praticamente. Il discorso principale è questo, Arturo, perché bisogna fare anche un altro passaggio. Diceva una cosa giustissima, e cito nuovamente il consigliere Rigurino, che l'organo, chiamalo così, sovrano del comune, dell'amministrazione comunale in questo caso, è il consiglio comunale. E prima di tutto ciò c'è stato, nel marzo, se non ricordo, di quest'anno, la votazione del programma triennale delle opere pubbliche, in cui si era già individuato a maggio 26 maggio 2022 si era già individuato una struttura di proprietà già del comune di Altamura in cui adibire questa tipologia di servizio. Allora, c'è una convenzione che viene ad essere stipulata appunto con il soggetto proprietario dell'immobile attuale dove è collocato il servizio dell'anagrafe. Io mi chiedo, c'era così tanta urgenza di acquistarlo immediatamente o di individuare tale tipologia di servizio senza prima parlarne con la maggioranza, parlarne con i consiglieri, parlarne con la cittadinanza, perché stiamo parlando di soldi pubblici, non stiamo parlando dei soldi di Arturo Cassoro, di Massimo Iurino. Sono dei soldini. Stiamo parlando di soldi pubblici e di conseguenza nel momento in cui si parla di cifre così cospicue e così importanti bisogna essere trasparenti, bisogna darne completa pubblicità a tutta la cittadinanza. Però ripeto, questo è solo un fatto. Ma non va fatta un bando, non va aperta a tutti questa, non va fatta una richiesta pubblica? In passato è stato fatto, nel 2021, se non ricordo male, è stato fatto un avviso pubblico in cui, se non ricordo male, Massimo, correggimi se sbaglio, sono state presentate o due o tre. Bisogna vedere gli atti. Però bisognerebbe vedere gli atti. Però poi si è proceduto attraverso quest'altro metodo e ripeto, coloro che hanno proceduto in maniera così rapida non è stato il Consiglio Comunale, ma è stata parte della Giunta. Questo sì, è abbastanza chiaro. Quindi voi avete, recependo questa direttiva, diciamo, che è arrivata alla Giunta, avete detto alt, un attimo. Ma è giustificabile, perché ogni volta che parliamo appunto di atti che interessano la cittadinanza, bisogna soffermarsi, non è che stiamo andando a fare la spesa al supermercato. Bisogna porre attenzione a tutto quello che si legge, che viene ad essere riportato, per appunto dare con maggior sicurezza una decisione. Non può essere fatto che la proposta arriva il venerdì, poi subito dopo qualche ora c'è la giunta e poi bisogna deliberarla immediatamente. Ho capito, ma sicuramente c'è... Io ci terrei a dire una cosa, perché è giusto che il cittadino... No, parliamo anche di prezzi, quello che è il costo... Sì, senza dubbio. Anche perché ci arriviamo subito. Io ci tengo a dire questa cosa perché i cittadini devono avere anche, diciamo, una visione delle dinamiche. Il Consiglio Comunale, qual è la competenza? Ormai si sa che la competenza del Consiglio Comunale è su poche cose, ma su una cosa è molto chiara la legge. L'articolo 42 del testo unico degli enti locali, al punto 10, affida al Consiglio Comunale la seguente competenza: acquisti e alienazioni immobiliari. Vale a dire che tutto quello che concerne il patrimonio è di competenza del Consiglio Comunale. La Giunta potrebbe intervenire nel caso di urgenza. La domanda è: noi abbiamo un contratto con i locali di proprietario dove sta l'ufficio anagrafe attualmente che scade il 2025.
Il nostro gruppo chiedeva di spostare di una settimana la discussione. Per caso c'è stato il terremoto che c'era tutta questa urgenza? Oppure, e quindi doveva venire prima direttamente in Consiglio Comunale, dopo una condivisione con i gruppi politici. Tutti i gruppi. Almeno con noi non c'è stata, non sappiamo se con altri sì. Allora, che cosa significa quando qualcuno dice: vabbè, ma questo è un atto di indirizzo, va alla Corte dei Conti, va lì, è come se ci stessimo facendo una passeggiata tra amici, noi stiamo amministrando la città. Che cosa significa che una giunta, eccetto i nostri assessori, insistono per deliberare ad horas, visto che l'urgenza non c'è? Io stamattina facevo un esempio con un dirigente, adesso non ricordo chi, che diceva: vabbè, ma tanto qua va la Corte dei Conti. Allora, io facevo un esempio. Ad Altamura, purtroppo, c'è questa abitudine, non so in altri comuni, che molti si mettono la sedia avanti alla porta perché di casa propria, perché non devono parcheggiare le macchine, e c'è questo il muratore che ti mette la striscia di legno perché deve fare il suo senza nessuna autorizzazione. Questo significa un messaggio preciso: io metto la mano sopra e dico che questo qui non viene nessuno e questo io è mio per il futuro. Beh, se permettete, molto ingenuamente, qualche dubbio può anche sorgere. Perché tutta questa urgenza? Se la competenza del Consiglio Comunale e il contratto di fitto scade il 2025. La sindaca che cosa ne pensa? È d'accordo su questa procedura? Sindaca di sinistra o di centrosinistra? E noi siamo venuti a chiedervi un consenso ai cittadini, agli elettori, dicendo che noi siamo cosa diversa. Noi rimaniamo cosa diversa. Ovviamente la sindaca, lei lo sa, può venire quando vuole a rispondere. Qualcuno, a queste... Un'ultima cosa, certo, scusami. Come no, certo, certo. Come diceva Davide Calabrese, noi abbiamo approvato a maggio 2022 un programma triennale delle opere pubbliche, dove è previsto delibera di consiglio comunale, il consiglio comunale, questa maggioranza decide, che bisogna costruire un fabbricato, una struttura per allocare i servizi demografici, cioè l'anagrafe, in un suolo già di proprietà comunale a fianco ai vigili urbani. E il programma prevede 2023. Ui. Beh, è venuto qualche cosa che mi fa pensare. Ma se noi abbiamo preparato un emendamento, sempre come consiglio comunale, votato per 2 milioni e mezzo di euro, una condivisione di una programmazione avrebbe potuto anche farci dire: a un momento, invece di tenerla la programmazione al 2023, spostiamola al 2022, abbiamo 2 milioni e mezzo di euro di avanzo di amministrazione. Ma questa condivisione non c'è stata. Per tenere in piedi una maggioranza bisogna parlare, bisogna condividere le questioni importanti, non se devi mettere un paletto da una parte, una cosa da un'altra parte, non è questo. E allora una forza politica non può essere trattata in questa maniera, perché voglio ricordare che si diventa sindaci con i voti di tutti. Ecco, Iorino, ma io parlo da cittadino, no? da uno che guarda la cosa dall'esterno. Non è una cosa brutta, dopo tanto tram su quel suolo, dire che non andava costruito, addirittura il comune poi dopo riceve, e va bene, questo è logico, sta nei fatti, giusto che sia così, riceve 300 metri, non gli bastano, non si accontenta di ciò, addirittura poi compra, quasi ad avallare quello che è stato fatto in quel suolo. Cioè, con questo gesto mi sembra che
ci sia un controsenso nei termini. Va bene, cioè, diciamo che da cittadino il tuo ragionamento fila, però siccome io ho detto in precedenza che personalmente non ho mai fatto parte al comitato perché avevo un'impostazione, credo che questa domanda bisognerà fargliela alla sindaca e agli assessori. È chiaro, chi ha insistito a fare perché hanno fatto questo una battaglia, insomma. Certo, poi addirittura si va a comprare, come si dice dal tavolo, nu pic de politica, eh? Cioè, mi sembra che sia un controsenso evidente, brutto anche, eh? Cioè, brutto, un brutto esempio. Se uno combatte una cosa per motivi suoi che ritiene giusti, poi a un certo punto addirittura la condivide e anzi... Dicevamo in precedenza. Anche perché, scusatemi, no, non abbiamo parlato ancora della cifra esatta, dei metri, cioè quanto costerebbe comprare. Stiamo parlando di circa 2,5 milioni. Quindi al metro stiamo parlando di circa, perché ci sono diverse superfici, di circa 2.700 euro al metro quadro più o meno. Dunque stiamo parlando comunque di normale. Stiamo parlando prezzi di mercato, non entriamo, l'impostazione politica che non ci va, cioè, è il principio. Effettivamente una cosa che è mancato soprattutto nell'ultimo periodo è appunto la condivisione, i passaggi. Noi da un anno a questa parte c'è stato un'ennesima modifica di quella che è la maggioranza consiliare e da un anno a questa parte noi come gruppo ABC-GIF abbiamo chiesto e preteso che alcuni temi, alcune tematiche fossero portate a termine fino all'ultimo giorno del mandato. E queste tematiche che appunto sarebbero anche riportate, che sono state riportate anche all'interno di quel maxi emendamento che è stato votato all'inizio di agosto e che a oggi, a più della metà di ottobre, non è stato ancora aggiornato quel piano che diceva Massimo, effettivamente non vedrà sicuramente luce. E questa è la problematica, Arturo. La problematica principale è che quando si parlano di temi, si parlano di ordinaria amministrazione, si parla di straordinaria amministrazione, si parlano di questioni che hanno una valenza importante per la città. Oltre che noi siamo rappresentanti del popolo all'interno dell'Assise e di conseguenza dobbiamo svolgere il nostro ruolo appunto perché siamo dipendenti dal popolo, non certo, siamo i governatori elettori, che dobbiamo comandare. Da chi vi ha detto? Perciò questa è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma la cosa più importante è che molti punti che avevamo all'interno del nostro programma elettorale, che avevamo sottoscritto nei vari accordi politici, che sono stati riportati all'interno del maxi emendamento, non hanno avuto la giusta importanza, non hanno avuto la giusta importanza. E questa è la cosa che fa rabbia, perché non stiamo parlando, ripeto, di questioni personali, stiamo parlando di questioni che interessano la città, stiamo parlando di arredi, stiamo parlando di servizi, stiamo parlando per esempio dell'aula. La città non è posta benissimo, cioè lo sappiamo, ci sono tante criticità. Stiamo parlando di servizi, giusto Arturo, come per esempio, voglio specificarla, l'aula studio, che è un servizio richiesto dalla cittadinanza, un servizio che nel 2019 è stato candidato all'interno del bilancio partecipato e che dopo 4 anni, non so per quale motivazione, è ancora bloccato. Allora, se questo deve essere il modus operandi all'interno dell'amministrazione attuale, noi l'abbiamo ribadito che nel comunicato non ci stiamo, perché noi siamo stati eletti per fare le cose, per discuterle e soprattutto per attuare quei temi che abbiamo da sempre promesso alla città. Questa è stata la cosa. Quindi voi avete, fatemi capire, avete ritirato gli assessori. Ora ci sarà il Consiglio Comunale lunedì. Cosa accadrà? Voi darete ancora il vostro apporto a questa maggioranza? Cosa succede? L'avete sfiduciata? Io normalmente non dico mai Artù, dico sempre Castoro. Sono Castoro, prego, perché insomma, quando vuoi, siamo a questi livelli, diciamo, ufficiali, è giusto. Siamo in televisione, è giusto. Cosa accade lunedì che sia il Consiglio Comunale? C'è una convocazione e noi ci presentiamo. Quindi con un documento che abbiamo presentato. Quindi non spetta a noi
diciamo, sarebbe auspicabile che già lunedì noi arriviamo in consiglio comunale, però questo non è che cambia la sostanza, con la notizia che la giunta ha revocato quella delibera di atto di indirizzo per l'acquisto per 2,5 milioni di euro di quella superficie nel parco degli Ulivi in autotutela, e sarebbe, diciamo, apprezzato. Va bene, allora noi ovviamente staremo a vedere, perché questa, ritornando al discorso che stavamo facendo sulle battaglie che ci sono state negli anni su quel suolo perché non si voleva che si costruisse, si evidenzia oggi una mancanza di coerenza. È solo questo, il termine giusto è coerenza. Va bene, vedremo come andrà a finire, perché tra l'altro l'amministrazione ha avuto un aiuto ultimamente, ha avuto la stampella per andare avanti negli ultimi tempi. Vedremo se ora ne troverà altre, se voi vi defilerete, insomma, dalla maggioranza, vedremo se riuscirà a farcela o se l'amministrazione Melodia in maniera anticipata dovesse, come dire, lasciare, appendere al chiodo questo mandato, e quindi si andrebbe a votare forse prima, non si sa, anziché a giugno. Queste sono notizie che noi diamo, una responsabilità. Certo, perché la vostra lettera è stata precisa, si parlava di non dare più l'appoggio, così mi sembra di aver capito, a questa amministrazione, cioè l'avete sfiduciata. No, hai capito perfettamente, noi siamo usciti dalla maggioranza. A posto, benissimo. L'abbiamo detto. Allora, grazie a Davide Calabrese, grazie a te Arturo, e a Massimo Iurino di ABC, ABC GIF, consiglieri comunali di Altamura, volti molto noti, perché Canale 2, trasmettendo questo consiglio comunale ogni volta, è chiaro che rende visibili i volti dei consiglieri comunali, e rende, ecco, la funzione di una emittente locale, lasciamo perdere Canale 2, di una emittente locale, rende partecipi indirettamente o direttamente anche i cittadini su queste questioni, sulle quali io dico sempre che il mezzo di informazione, quindi i cittadini, devono vigilare in qualche modo, e noi attuiamo con questo spirito questa regola. Io voglio salutare affettuosamente i cittadini, segnalando, adesso mi viene in mente, il fatto che il servizio che produce la televisione, Canale 2 in questo caso, è importante come mezzo di informazione per rendere palese quello che accade nei consigli comunali, certo, eccetera, e mi sono ricordato che era scaduto questo contratto che non veniva rinnovato. Io mi trovai a svolgere la funzione di vicepresidente del Consiglio e in quanto tale scrisse al segretario di provvedere a una nuova gara d'appalto, certo, cosa che si è fatto tempestivamente, diversamente a qualche tempo fa, che non si riusciva manco più a mandare in onda le informazioni dell'amministrazione comunale. Grazie. Grazie Massimo Iurino e a Davide Calabrese. Grazie a voi. A risentirci a domani, continuate a seguirci, lunedì diretta del Consiglio Comunale, sapremo minuto per minuto quello che accadrà. Grazie a tutti.